Buongiorno signori, benvenuti in questo nuovo video. Vorrei continuare il discorso di stamattina per aggiungere delle considerazioni che reputo importanti. Prima di tutto, che cosa è successo stamattina? È successo che nei miei spazi privati, diciamo così, ho pubblicato un nuovo trading system che ho fatto sul future del mid cap sull'S&P, le migliori 400 aziende a media capitalizzazione. È una novità per me perché non avevo mai sviluppato su AMD e qualcuno nel gruppo ha detto in realtà sviluppo, altri hanno fatto altre considerazioni. Sono molto contento di tutto questo, ma il concetto principale che voglio trasmettere in generale è che sviluppare trading system fa bene, cioè fa imparare proprio, non è una cosa fine a se stessa, non è che se scrivi più codice allora probabilisticamente guadagnerai di più, non è una cosa che non c'entra niente. Fare trading system fa imparare di più, punto. Poi se li volete comprare, affittare, quello è un altro discorso, non è un problema, ma è un altro discorso. Per chi vuole imparare a fare trading sistematico, imparare a fare trading in generale, scrivere trading system, passare ore a scrivere trading system, fa imparare di più. Prima, chiamatelo come volete, ok? Perché, ad esempio, su AMD io non sapevo come approcciare la questione, al di là del fatto che essendo un indice, dal mio punto di vista, partire reversal male non è. Se non sapete il perché io abbia detto questa cosa, dovete rivedervi il Trading System Factory sull'indagine. Partendo da questo presupposto, sicuramente faccio un'analisi preventiva prima di scrivere anche solo una riga di codice. Cioè non ha senso scrivere senza sapere che cosa andare a fare. Io qua sulla destra potete vedere che carico la volatilità monetaria giornaliera e media per capire quanti soldi sposta questo future, quanto è pesante, quanto si muove. Analisi sui volumi in determinate fasce orarie, perché spesso i future hanno specifiche fasce orarie, e qua mi fermo perché sennò questa storia del materiale gratuito sono anche rotto. Ma già queste analisi preventive chiariscono molto, fanno capire molto di più come funzionano le cose. Poi bisogna sapere tick, punto, margini, scadenza, vabbè, è un indice, quindi che scadenza deve avere. E poi si passa alla scrittura del codice. E va bene, sono d'accordo. Questo codice in realtà semplice, come spesso in realtà succede, come spesso in realtà mi succede, però effettivamente ha un equity line particolarmente sospetta, cioè è troppo dritta, ed è una cosa che ormai dovreste aver capito. Io ho sempre sospetti riguardo questi tipi di equity line, l'ho accettata, diciamo così, ho salvato questo sistema semplicemente perché lo reputo sufficientemente semplice nonostante stia dentro tanto. 6 giorni a mercato sta il 50% del tempo, $15,000 di drawdown su un future così pesante sono più che buoni, li accetto molto volentieri, e questo è un average trade che serve assolutamente, perché i volumi su questo future sono estremamente bassi e nonostante il sistema entri a mercato, quindi abbassi la probabilità di slippage, comunque ce ne... L'unica condizione che mi sento di giudicare rischiosa forse, che però rende tradabile il tutto, è sul lato short. Come vedete fa meno trade il lato short, ma ha un average trade di tutto rispetto, considerato che è un indice, gli indici salgono e bla 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 bla. Fa circa 153 di meno e $341, ripeto, sull'indice per il lato short è molto buono. Questo perché? Perché ho inserito un filtro che in generale vi consiglio di adottare. Che in generale vi consiglio di adottare sugli indici, e cioè vai short esclusivamente quando, nel momento in cui il sistema è deputato ad entrare, consideri per entrare la condizione short, cioè all'avvenimento del trigger ovviamente, ma solo se, non so, AI è maggiore del giorno prima, perché vuol dire che è anche salito un po', e
è vero che gli indici salgono sempre, ma in realtà non salgono proprio così tanto come si pensa. Fanno piccoli e veloci ritracciamenti, e questi ritracciamenti li fanno la maggior parte delle volte dopo che sono saliti un po', dopo un picco. Quelli short arrivano quando è stato superato un massimo precedente o una cosa simile. Riferitivi ai massimi minimi relativi, ovviamente. Spero di essere stato chiaro. E se non sono stato chiaro, quantomeno di aver sviluppato, di aver stimolato la vostra curiosità. Ci aggiorniamo. Fatemi sapere se sviluppate su AMD, se vi interessa, se è bello, se è brutto. Cosa ne pensate? Se lo tradate in breakout o reversal? Se per voi questo sistema è troppo fittato, troppo poco fittato? Se è bello, se è brutto? E cosa vi va di mangiare a pranzo che metto sulla pasta?